Ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci stiano in piena forma. Quest'oggi andremo ad affrontare un argomento abbastanza ampio, parliamo di pesci rossi, so che sono i vostri pesci preferiti, ma in questo video in particolare voglio darvi dei consigli, quindi su come allevare questo tipo di pesci in modo semplice, perché di per sé molte volte l'acquariofilia può sembrare qualcosa di molto difficile e complicato, anche per quanto riguarda i pesci rossi. Si sa, il pesce rosso è visto come il pesce più facile da accudire, adatto ai neofiti, che sicuramente è la macchina infallibile, ecco, resistentissimo. Voi sapete, se seguite questo canale da un po', che non sono d'accordo, poi vi spiego perché. Prima però voglio consigliarvi, se vi interessa questo tipo di hobby, se volete sapere qualcosa di più, iscrivetevi a questo canale, così da essere sempre aggiornati sui video che pubblico, sulle premiere, sulle live e sui post, e così via. Così da essere sempre aggiornati e imparare settimana dopo settimana qualcosa sui pesci. Direi di cominciare prima di tutto spiegandovi perché io non sono d'accordo del fatto che il pesce rosso sia visto come il migliore pesce per i neofiti. Allora, intanto il pesce rosso è qualcosa di veramente particolare, perché io, a essere onesto, trovo più fatica ad allevare i pesci rossi rispetto ai pesci tropicali, piccola parentesi. Due, un neofita di norma, adesso io dico di norma, per quello che ho potuto vedere, non ha voglia di farsi un acquario troppo grande, quindi acquistano sempre acquari dai 60, 40, a volte anche 30 litri, perché normalmente quando si comincia a avere a che fare con dei pesci non si vuole già partire con l'acqua da 1000 litri, ecco, per farvi un'idea. No, 1000 litri sembra un po' troppo, fai 200 litri, ecco. Il pesce rosso viene venduto perché è resistente, perché è bello e perché è carino e così via. Magari viene tenuto molte volte anche da solo e posto. Il pesce rosso, anche se non sembra, è abbastanza delicato, specialmente per quanto riguarda gli oranda, sono dei pesci di difficile allevamento rispetto ad altri, come il classico guppy, per esempio. Per difficile allevamento è a portata di tutti, però per farvi capire che non è veramente quel pesce che se non gli lavi l'acquario per qualche mese rimane vivo. Questo è per far capire che è normale partire da un acquario di piccole dimensioni ed è normale che ci venga consigliato di allevare un pesce rosso. Ci sono altri pesci molto semplici da allevare, come il classico guppy, come anche il gurami, come anche tutti i pesci della famiglia dei poicilidi, quindi handler, molly e così via. Adesso vi ho fatto un po' di esempi a casaccio. Però ci sono molti pesci che stanno bene in acquari più piccoli, che sono anche molto più carini, molto colorati e che più o meno costano come dei pesci rossi. Ma il problema più grande del pesce rosso, per quanto riguarda proprio la resistenza, è che si è resistente in un sacco di cose, però è molto delicato per quanto riguarda l'ossigenazione. Molte volte il pesce rosso è in mancanza di ossigeno nel nostro acquario, e in acquari di piccole dimensioni c'è proprio difficoltà nel rinnovare continuamente questa sostanza vitale. Ecco, il pesce rosso va bene per i neofiti solo se sono veramente interessati, quindi si vogliono dedicare a questo tipo di animale al 100%, 360 gradi, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Sto esagerando adesso per farvi capire, che quindi vuole specializzarsi su un tipo di pesce che non ce l'abbia solo per avere l'acquario, perché veramente non è così scontato allevare un pesce rosso. Quindi gliela tutta, secondo me, se vogliamo avere un acquarietto giusto per guardarlo ogni tanto, di piccole dimensioni, da guardare così, come se fosse un elemento d'arredo, sicuramente non andrei a prendere un pesce rosso. Per maggiori informazioni scrivetemi pure un commento se volete fare un acquario di questo tipo e vi do qualche consiglio. Ma il video di oggi non è dedicato alle mie lamentele, specifichiamolo, ma è dedicato a darvi dei consigli. Delle cavolatine che però, se sono fatte in modo giusto, ci consentono di allevare i pesci rossi in modo semplice e di evitare ogni 3x2 di avere un pesce che sta male, che ha qualche problema e così via. Allora, intanto, una cosa da specificare che ho potuto constatare in questi 4 annetti che allevo i pesci, perché non è da tanto che ho gli acquari, diamo poco cibo ai pesci, ma spiano, non proprio la scaglietta contata, le due scagliette ciascuno come magari può pensare. Poco cibo, ma a volte dei giorni di digiuno, quindi non siamo obbligati a dargli da mangiare tutti i giorni a questi pesci. Se per caso i nostri pesci non mangiano per 1 o 2 giorni, nessun problema, gli diamo da mangiare il giorno dopo. Ed è una razione che sia normale, quindi non troppo, non troppo poco. Poi quello ci si gestisce in base ai tipi di pesci, al numero dei pesci, all'etaggio della vasca, ma di questo dovrò fare un video a parte.
Quindi la razione che diamo ai nostri pesci è quella classica, non di più, non di meno. Però non è obbligatorio darla tutti i giorni. Questo viene fatto, e lo faccio per un motivo preciso, è per preservare il loro intestino e il loro apparato digerente. Il pesce rosso, sapete, non ha lo stomaco, quindi fa molta fatica a digerire rispetto ad altri animali, e quindi stare senza mangiare per un giorno, due giorni, sicuramente lo aiuta a ripulire, quindi a rimettersi in sesto, e poi si riparte con l'alimentazione. Se si dà tutti i giorni la stessa razione, ingerire e a dover digerire del mangime, poi magari qualcuno come me ha roba più fresca, quindi come l'uovo, come le larve di Chironomus, eccetera, e quindi è sempre al lavoro. È un po' come la ricarica dei telefonini, per farvi un esempio. Quando arriviamo a avere il telefono al 100%, prima di riattaccarlo alla batteria dobbiamo aspettare che sia allo 0% per preservare la batteria. Se lo ricarichiamo ogni 3x2, tac tac, attacca, stacca, in questo caso alimenta, alimenta e alimenta ancora, e deve essere qualcosa fatto in modo giusto. Consiglio numero 2, teniamo sempre un po' di alghe nel nostro acquario, non tante, ma un po' di alghe, per far sì che i nostri pesci passano parte della loro giornata a cercare cibo, come farebbero in natura. Questo li rende più attivi e li rende meno pigri, giustamente. Quando vediamo dei pesci che sono proprio pigri, che aspettano solo da mangiare, non trovano più grande importanza nel nuotare, quindi possono sembrare magari un po' malandati, ecco. Consiglio numero 3, il pesce rosso, come anticipato prima, essendo un animale che ha bisogno di tanto ossigeno in acqua, dobbiamo fare cambi d'acqua frequenti, specialmente se abbiamo a che fare con un acquario di piccole barra medie dimensioni. Come anticipato prima, il pesce rosso ha bisogno di ossigeno, ecco, quindi se non abbiamo un impianto di filtraggio potentissimo, almeno una volta a settimana dobbiamo farlo. Nel mio caso invece non lo faccio una volta a settimana, ma a volte una volta ogni 10 giorni, perché ho un grosso cespuglio di Egeria densa, che è quella pianta che vedete. È una pianta specializzata dedicata proprio all'ossigenazione. Quindi io ve lo dico perché fino a qualche mese fa, se non facevo dopo una settimana il cambio d'acqua, avevo già i pesci che iniziavano a boccheggiare. A volte lo vedete nelle mie live. E questo è un problema non indifferente. Non volevo mettere un ossigenatore perché non ho la presa nei paraggi. Non voglio mettere un filtro perché sono ancora convinto della mia idea di allevamento naturale. E allora ho aggiunto tante piante. Da quando ho aggiunto queste piante, da quando hanno iniziato a fare tanti rami, a fare tante radici, anche dopo due settimane i miei pesci non boccheggiano neanche a pagarli. Ho diminuito i miei cambi d'acqua e in più, diminuendo il cibo, è ovvio che i nostri pesci inquinano di meno. Perché questo è molto importante, dovevo dirlo già prima. Dando da mangiare meno ai pesci, i nostri pesci hanno meno sostanze di rifiuto. Meno sostanze di rifiuto, quindi meno ammoniaca, meno inquinanti e quindi siamo a posto. È più facile allevare questo tipo di pesci in questo modo. Altro consiglio, variamo l'alimentazione. Il pesce rosso è un principino, diciamo. Se non ha un'alimentazione abbastanza varia, ci muore prematuro al 100%. Ci vogliono sì diversi tipi di mangimi, sia diversi tipi di formati, ma proprio anche diversi tipi di cibi. Io personalmente alterno 4 tipi di mangimi diversi e le larve di Chironomus, che sono delle larve congelate rosse meravigliose, ed estate larve di zanzara vive. Posto. Raramente do le verdure, no, quasi mai, varrà l'uovo, e devo dire che i pesci non hanno avuto problemi da anni ormai. Se invece, nel mio caso, andavo a dare solo mangime di uno stesso formato per tutti i giorni, tutta la vita, ogni 3x2 avevo un pesce che aveva un'infiammazione alla cieca natatoria. Può essere dovuta anche a mangimi di bassa qualità, però, boh, non so, nel mio caso non era problema perché avevo mangimi di buona qualità, ecco, non di bassa qualità. Però può essere dovuto anche, uno, all'alimentazione continua, tutti i giorni. Magari possono essere dovute anche alla razione di cibo troppo ampia. E tre, perché non facevo neanche un giorno di digiuno. Con questo ho risolto tutti i miei problemi. Ma è normalissimo. Con questa gestione che ho detto io invece, se un giorno andiamo per sbaglio senza neanche accorgercene a dare un po' troppo cibo, il giorno dopo non ne andiamo a dare. Se proprio vediamo che i pesci hanno mangiato tanto, neanche il giorno dopo ancora. Al terzo giorno si ritorna a dare da mangiare agli animali, che sono sempre in forma. Però dovete ricordare le alghe, perché sennò i nostri pesci non devono stare proprio a pancia vuota. È giusto che stiano sempre a cercare del buon cibo naturale e ricco come le alghe. Ultimo consiglio, attenti, uno agli sbalzi di temperatura e due ai valori dell'acqua. Questo è importantissimo. Per quanto riguarda l'oranda, gli sbalzi di temperatura sono mortali, cioè su questo aspetto sono molto delicati.
E invece per quanto riguarda il valore dell'acqua, stessa cosa. Acqua no acida, non troppo dolce, dal 7 al 7,5, non di più, non di meno. La temperatura, ovviamente se li teniamo in casa, possiamo anche dimenticarci il termoriscaldatore. Sono pesci di acqua fredda, non patiscono, a eccezione di alcune varietà più delicate e più selezionate, come Perscale, Oranda dai grandi Wen, quindi con delle grosse protuberanze sulla testa, tipo i testa di leone, i Lion Chew, eccetera, eccetera. Ma le varietà classiche di Oranda, come quelle che state vedendo in questo video, non hanno bisogno del termoriscaldatore. Questo per due motivi. Uno, perché veramente è uno spreco. E due, perché evitiamo sbalzi di temperatura. Come mi è capitato poco fa, il mio termoriscaldatore ha smesso di funzionare e c'era il rischio che i pesci morivano. Che dire, ragazzi, questi sono giusto dei consigli, delle cavolate, vi ho detto, per allevare i pesci in modo semplice e senza grossi problemi. Tornerò magari a fare un altro video con altri consigli ancora, fatemi sapere nei commenti se lo volete, se no farò un altro video sui pesci rossi o sui pesci in generale a vostra scelta. E vi saluto, per qualsiasi cosa potete contattarmi sotto in un commento, per mail, la trovate sulle info del canale, ma se volete ve la metto anche in descrizione, e anche su Instagram da adesso, al profilo ufficiale di Filos Aquarium. Filos Aquarium, tutto attaccato.